amici carabinieri. Siete qui per ascoltare, non per farlo ai carabinieri. Grazie. Io sono contadino e ho insegnato per 40 anni ai ragazzi che l'unico imprenditore del mondo è la natura. Questi vengono dopo, molto dopo. I vostri figli, i vostri, vi malediranno se voi date spazio a un imprenditore dopo la natura. La natura, questo territorio, l'ha vocato non per fare questi prodotti, l'ha vocato per quello che vediamo: acqua, terra, aria, che sono beni comuni. L'imprenditore, prima di prendere i beni comuni dei bambini, dei vostri figli, dovrebbe studiare, ma studiare tanto. Quindi questo qui, a parte la procedura, tutto quello che è successo nell'iter, eccetera, qui non c'entra nulla, perché il territorio, vi giuro, madre natura, l'avvocato, peraltro, cioè ha detto: io faccio questo territorio per aria, terra e acqua. E infatti vediamo i componenti. Vi dico quello che succede alle persone buone. Campo Chiaro, che è qui vicino. Matrice, che non è lontano. Bastano poche persone, ma che ci credono. E i consigli di Stato, i TAR, i presidenti di regione devono fare un passo non solo di lato, ma indietro, perché prima viene la natura, prima viene la terra, prima viene l'acqua, prima viene l'aria e poi tutto il resto. A Matrice, il mio paese, un contadino ha detto all'assessore, quello delle paleoliche, e al sindaco Corrotti, ha detto: le pale mettetevele nel culo in assemblea. A Matrice le pale non sono arrivate. A Campo Chiaro le mamme dei nostri alunni hanno dormito sul territorio e il governatore ha dovuto fare un passo indietro. Voleva mettere due centrali a biomasse che diventavano due inceneritori, ma la coscienza di poche mamme, nonostante è arrivata la celere da Roma, nonostante il governatore, nonostante il TAR, nonostante tutte queste istituzioni che hanno infiltrato persone che non sempre sono persone per bene. Quindi voi potete fare la differenza, non il TAR e non il Consiglio di Stato. Voi ci credete che questo territorio è dei vostri figli? Io sono stato a Brescia, a Bergamo, seppellivano le porcherie, ci mettevano la terra e mettevano gli alberi. I primi a crepare per madre natura, che ha mandato un po' di virus, sono stati loro, perché non hanno più le difese immunitarie, non hanno più l'acqua. L'acqua alla drazina non è buona, l'acqua dentro le bombole di plastica non è buona, e quindi si indeboliscono. Hanno il su, hanno tutto, ma sono indeboliti, e quindi devono andare in farmacia. Ma con la farmacia non è normale. Normale se io ho l'aria, se io ho la terra, ho gli anticorpi. Con gli anticorpi non ho bisogno di andare a farmi le punture. Gli anticorpi sono il mio esercito. Quindi prima imprenditrice è la natura. Chi tocca la natura, come questi, risponderanno ai loro figli. Come voi che fate servizio per noi, risponderete ai vostri figli di quello che succede. Allora, qual è la conclusione? La conclusione è che non c'è bisogno di Petraroia, del Partito Democratico, c'è bisogno di uomini. Ci sono due uomini per bene qui. A Matrice uno solo ha detto: mettetevi nel culo. L'assessore se n'è andato. Il sindaco Corrotto, che aveva già preso la Mercedes, se n'è andato, però ha vinto il popolo. E alle elezioni successive, quello che ci vuole.
il popolo non ha più votato quel sindaco. Io non ci credo ai sindaci, perché a Morcone avevamo fatto la stessa cosa che facciamo qua. Ho detto: sindaco, se lei non firma, nessuno, qui non possono venire, perché lei è il papà del territorio. Ha detto: no, no, professore, qui non si mettono paleotti. Le vacche hanno fatto il loro dovere, incornavano le fasce rosse di quei porci che hanno messo le pale. Il primo cittadino non ha fatto il suo dovere e adesso abbiamo le pale eoliche in una zona che non è vocata per le pale eoliche. E quelli che fanno le pale eoliche di noi ci ridono dietro, dicono: ma siete così coglioni da non capire che il territorio vale più di queste porcherie. Lo dicono loro, l'ha detto uno che fa i motori, che viene dall'Austria, ha sposato una milanese, ha detto: se non vi fate le regole, noi siamo in mano a faccendieri, avvocati, politici corrotti e facciamo le porcherie. Però quando andiamo in Polonia troviamo le regole. Le regole le fanno le persone per bene. Ci dicono: le pale andate a metterle lì e non lì. Questo non va messo qui, perché questo è territorio che la natura, imprenditrice importante, ha detto che non ha bisogno di queste cose, perché sennò rovina tutto quello che l'imprenditrice natura ha costruito. Mi dispiace, ma vi giuro, si vince se avete il coraggio di... Ma non c'è bisogno, per esempio, dal sindaco, uno ci va, dice: sindaco, avevi detto che non ti avvicinava a questi... Quindi bisogna stargli dietro al sindaco, amarlo, e non come il mio, che voleva qualificare tutta la Madonna, Santa Maria della Strada. Ho trovato un collega che ha fatto il suo dovere. Aveva bisogno dei soldi, perché questi ti pagano, ti danno la possibilità di essere rimbecillito. Ma non è questa la via. La via è quella naturale. Questa è una via innaturale. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Bravo, bravo. Bravo, bravo.